Ho vissuto a Copenaghen per 4 anni. Mi sono trasferita qui nel 2017, dopo aver vinto una borsa di studio per scrivere la tesi in diritto internazionale del mare all'Università di Copenaghen. Mentre facevo ricerca per la tesi, ho trovato il lavoro dei miei sogni a Copenaghen, nell'ambito del diritto nel quale volevo specializzarmi. Così sono tornata a Torino giusto per laurearmi e poi ho iniziato la mia carriera qui, in Danimarca. Ho lavorato sodo per 3 anni e mezzo, quasi 4. Ho avuto molte soddisfazioni ed imparato molto. Copenaghen mi ha dato molto. È una città molto bella, grande ma non troppo, a misura d'uomo. Avendo imparato la lingua, mi sono potuta immergere completamente nella sua vibrante cultura e ho intrecciato relazioni che dureranno per il resto della mia vita. Ho imparato ad andare ovunque in bicicletta, sfrecciando proprio come fanno i danesi, a convivere con il meteo ostile e a pronunciare le parole danesi impossibili. Sono diventata dipendente dal pane nero di segale e ho imparato ad apprezzare il cibo nordico. Ho assorbito il concetto di hygge, cioè il calore dello star bene insieme, di avere una casa accogliente con un'atmosfera tranquilla. Ho iniziato ad apprezzare di più i momenti nella natura, anche quando il tempo è brutto. Il vento ed il freddo mi hanno temprata, rendendomi capace di affrontare situazioni che non avrei mai immaginato prima. Copenaghen è stata, è e sarà sempre una casa per me, ma una casa, non l'unica mia casa. Come non riesco più a definire me stessa, la mia persona, con una parola sola, non riesco neppure ad identificare una sola dimora. In questi 4 anni, gradualmente, mi sono resa conto di non poter più vivere stabilmente qui. Altre strade sono quelle che desidero percorrere, altri luoghi quelli in cui voglio sostare, altre avventure quelle che mi sento chiamata a vivere. Ho un grande sogno che mi accompagna da quando ero bambina e che è cresciuto a tal punto dentro di me da impedirmi di contenerlo. E per realizzare questo sogno, ora devo lasciare Copenaghen. Questa è la casa nella quale ho vissuto in questi 4 anni, che ho amato fin dal primo giorno, quando venni qui a far visita al mio fidanzato. Ci tornerò ogni tanto e quindi alcune delle mie cose rimarranno qui. Ora devo decidere cosa portare con me. È sempre parecchio difficile mettere la propria vita in una valigia o in 2 o 3 valigie. Ho tutto all'aria qua dietro di me e devo scegliere cosa portarmi. Come vi ho detto, una parte della mia roba rimarrà qui perché tornerò a Copenaghen e potrò continuare ad utilizzare questa casa. Quindi diciamo che sono in una situazione migliore rispetto ad altre volte in cui dovevo portarmi via tutto. Ad esempio quando ho lasciato Londra o il Canada o Parigi. Dovevo portarmi via tutto e non avevo certezze su quello che sarebbe successo dopo. Invece in questo caso so che quello che succederà, il motivo per cui mi trasferisco, è un progetto al quale tengo tantissimo e che vi sarà chiaro la prossima settimana. Quindi nei prossimi giorni inizierò dall'armadio, inizierò a dividere i vestiti, quelli che mi voglio portare, quelli che non voglio portare, quelli che voglio dare ai volontari che poi li portano alle persone bisognose. Insomma, devo decidere cosa fare. Poi passerò ai libri, ci sono molti libri che mi voglio portare, per fortuna ne posso lasciare molti qui perché altrimenti non saprei cosa fare. E poi l'elettronica e diverse cose che mi serviranno, quindi è un moving not moving, nel senso che non devo spostare tutto, ma comunque devo scegliere bene cosa portarmi. Ho a disposizione una valigia da 23 kg, mezza valigia da 15 kg e uno zaino, quindi non è moltissimo. Cercherò di farci stare tutto.
prossimo passaggio è pulire la cucina, togliere tutto il cibo dagli stipetti, ci sono ancora delle lenticchie, della farina, c'è della roba che userò nei prossimi giorni oppure che regalerò ai vicini, perché non vogliamo lasciare ovviamente del cibo in questa casa, visto che non ci vivremo più. E poi voglio pulire tutto bene. Ciao amici, questa settimana è stata super incasinata da un punto di vista lavorativo. Sono andata in ufficio, sono tornata tardi, ho dovuto lavorare dopo essere tornata a casa. È stata un po' una settimana complicata e ovviamente io avevo altri piani, cioè pensavo di impacchettare tutto un po' alla volta, di fare tutto con calma. Per fortuna avevo iniziato lo scorso weekend a sistemare l'armadio e quindi avevo già un bel po' di cose pronte. Partiremo domani mattina, abbiamo il volo alle 8 qua da Copenaghen, quindi dobbiamo essere in aeroporto intorno alle 6. Ho tutte le valigie, abbiamo tutte le valigie qua dietro, devo soltanto più preparare il mio zaino con tutta l'elettronica dentro, quindi roba per YouTube, computer, tutte queste cose qua. Come mi sento? Mi sento felice perché lascio Copenaghen, ma come vi ho detto non lascio questo appartamento per sempre, quindi non ho quel senso di tristezza e sono felice per quello che andrò a fare, ovviamente, che vedrete molto presto. E sono anche un po' tesa riguardo a questa cosa che andrò a fare, perché è una novità, non una novità totale, ma comunque c'è parecchia novità. Come vi avevo già detto, un cambiamento piuttosto drastico. Abbiamo sistemato quasi tutto nell'appartamento, abbiamo scongelato il freezer, pulito il frigo, tolto tutto il cibo, quello avevo già iniziato a farlo, e sistemato tutto quello che c'era da sistemare, spero che non ci siamo dimenticati niente. E domani partirò e andrò in un posto che in realtà sarà una tappa provvisoria, cioè non sarà il luogo definitivo. Quindi se mi seguite su Instagram e se non lo fate seguitemi, il posto che vedrete nei prossimi giorni magari vi darà un po' un'indicazione di quello che sto per fare, ma non sarà la mia destinazione definitiva, quindi non scrivetemi ah ti ho sgamato, fai questo, questo e quell'altro, perché non lo potete sapere, lo saprete soltanto domenica prossima quando vedrete il prossimo video. Questo video qui uscirà anche in inglese il giovedì, come vi ho detto i video usciranno in italiano la domenica e in inglese il giovedì, l'italiano avrà sempre un po' l'anteprima perché uscirà prima il video in italiano del video in inglese. Io adesso mi sistemo, finisco di preparare le ultime cose e poi vado a dormire perché questa settimana ho dormito pochissimo e non vedo l'ora di svelarvi tutto tutto tutto, prometto che la prossima settimana tutto sarà svelato e capirete qual è il grande segreto che vi ho tenuto nascosto in quest'ultimo periodo. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.